Adesso la prima visita del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio nell'ambito dell'accoglienza dei profughi ucraini. Il punto a Genova ci aggiorna Alberto Viazzi. Per l'ospitalità dei profughi ucraini incomincia la seconda fase. Il flusso principale è ormai arrivato in Liguria. Sono 5.000 persone censite dal Servizio Sanitario Regionale. L'accoglienza a carico del servizio pubblico riguarda il 10% di loro. Gli altri si sono sistemati da amici e conoscenti oppure sono stati accolti da associazioni di volontariato. Pertanto la situazione non è considerata di emergenza. Credo che non vi siano al momento nessun tipo di problema di emergenza alle viste, anche perché al momento il flusso dei profughi è addirittura ridotto rispetto a quello dei primi giorni. A livello nazionale sono comunque stati predisposti nuovi strumenti per fronteggiare la seconda fase, il potenziamento dei centri di accoglienza, la previsione di 15.000 nuovi posti negli enti di terzo settore in tutta Italia e i fondi a favore di chi accoglie, 300 euro per ogni adulto e 150 per ogni bambino. Naturalmente è necessario il controllo su qualità e sicurezza delle strutture di accoglienza. Ovviamente quando ci sono grandi numeri di persone c'è sempre chi in qualche modo proverà a, diciamola all'italiana, a fare un po' il furbo. Ma noi insomma dobbiamo essere consci che l'operazione è un'operazione importante e seria. Dopodiché, se ci sarà qualcuno che proverà a fare il furbo, proveremo a contrastarlo in ogni maniera. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha riscontrato una buona situazione nella struttura che ha visitato, la residenza Santa Dorotea di Via Liri, con 75 profughi, dei quali 30 bambini. Si sta dando una speranza a persone che insomma vivono già una situazione difficile e anche, diciamo, personalmente molto molto complicata. L'intenzione della maggior parte degli ucraini è quella di rientrare in paese appena possibile. Già anche qualcuno, per esempio, è uscito dai nostri CAS e ha fatto ritorno nel paese, evidentemente notizie che lo hanno rassicurato.